Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite, capitolo 4, stagione 3. Entriamo nell'ottava settimana, perché oggi è lunedì, e oggi vi faccio vedere una mappa creativa che vi farà livellare questo pass battaglia, visto che ormai a fine agosto chiude la stagione e comincerà con la nuova, e dobbiamo riscattare tutti gli oggetti di questo pass battaglia. Il codice lo vedete qua in sovraimpressione. Startate la mappa in modalità partita privata. Ma prima di cominciare col video di oggi, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e supportare il canale con un like, perché ho deciso di mettere in palio un po' di oggetti, visto che sto accumulando V-Bucks e ho deciso di fare qualche contest. Qua e là nei video li troverete per provare a vincere qualche emote, skin o altri oggetti dedicati a Fortnite. Quindi mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina. Una volta startata la mappa, dovete attendere i 10 minuti per poter poi sbloccare il pulsante che vi farà raccogliere questi oggetti. Prendete su un bel po' perché vi serviranno sia per aprire il cavo che poi per entrare nelle room segrete. I primi due li mettiamo qua dentro alla serratura del cavo, e da qua dalla porta facciamo delle rampe. 6 e 6, 6 rampe e 6 basi da questa parte. 2, 3, 4, 5, 6. Qui c'è il tasto, lo cliccate. Poi andate qua a sinistra, salite sulla struttura, questa parte, salite le scale, girate a sinistra, entriamo in quest'altra stanza, andiamo qua in fondo e con il rampino a ventosa dobbiamo salire là sopra. Quindi saliamo qui sopra, qui facciamo 5 basi, 1, 2, 3. 4, 5 e qui c'è il tasto. Lo clicchiamo e dovremo iniziare a guadagnare i primi punti esperienza. Ricordatevi gli oggetti qua, mi raccomando, perché se ne prendete solo due poi dovete tornare indietro e non vi apre la room segreta. Intanto abbiamo fatto un bel po' di punti esperienza e abbiamo livellato. Fatemi sapere nei commenti a che livello siete arrivati e scrivetemi il vostro account in modo da poi mettere in palio gli oggetti decorativi che escono nello shop. Ho bisogno dei vostri account da salvare e poi estrarre. Stavolta andiamo a destra, saltiamo sopra queste piattaforme e qui c'è l'altro tasto che dovrebbe essere qua a destra, eccolo qua. Lo clicchiamo e dovremo guadagnare altri punti esperienza. Beh, esperienza. Premetto che non c'è rischio di ban, potete farlo tutte le volte che volete. Più state nella mappa e più punti farete. Torniamo giù nell'arena, apriamo la porta, la chiudiamo e qua a destra c'è il terzo tasto. Lo clicchiamo e ora dovremo guadagnare punti esperienza in modalità FK. Quindi, se volete, andate qua dove c'è il bouncer, fate 1, 2, 3, 4, 5 basi, e qui ci sarà il bouncer. Potete lasciare il personaggio a saltare e intanto a farmare punti esperienza. Mappa davvero easy, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici se volete farli livellare e spolliciate in su per supportare il canale. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!